Ragazzi, iscrizione al canale gratis e campanellina. Voglio arrivare a 10.000. Ci sono le live gratis e i video gratis. In questo canale è tutto gratis. Poi voglio, diciamo, spiegare bene quello che intendevo dire ieri nel video. Innanzitutto, il signor Zhang non si è presentato per l'ennesima volta all'udienza, il test del debitore. Il giudice si è arrabbiato molto. Le parole riportate ieri su Calcio e Finanza sono le seguenti. Nell'udienza in cui ha confermato la propria decisione andata in scena lo scorso giugno, ha spiegato il giudice, mi sembra che le controversie e la posizione del legale del signor Steven Zhang derivino da una visione eccessivamente ristretta di cosa siano le procedure estere. E non dà davvero credito a ciò che credo stia accadendo qui, ovvero, dice il giudice, gli sforzi del signor Zhang per eludere l'esecuzione della sentenza ottenuta contro di lui. Quindi la sentenza dà ragione a China Construction Bank, Zhang è lì che soccombe e lui cosa fa? Non si presenta. E il test del debitore è stato rinviato al 25 di gennaio. Quindi il tribunale di Hong Kong, perché anche oggi sui portali web che leccano il cinese, questo non lo dicono, lo dico io, e sfido chiunque a smentire, il tribunale di Hong Kong ha riconosciuto fondate le pretese della banca, ovvero sia c'è la firma di Zhang per il prestito e lui dice no, no, quella non è la mia firma. A quanto pare non è così. Scusate, perché il mio sfogo di ieri? Perché io so benissimo che grazie al mille proroghe puoi lavorare un patrimonio netto in passivo di 160 milioni, perché fino a questa legge le aziende non potevano lavorare con un patrimonio netto in negativo, qualsiasi azienda, dai bottoni al calcio. Io però quello che volevo dire ieri è questo, poi veniamo al calcio. Ci sono delle leggi che ci permettono ancora di andare avanti, come non si sa. E infatti Grant Tower non pubblica i bilanci, perché se Grant Tower pubblicasse i bilanci si capirebbe bene come fa questa società di calcio ad andare avanti, perché sono tutti sorridenti, ma addirittura qui festeggiano una perdita di 85 milioni con un presidente che non può fare conferimenti di capitale, anche se lui ormai nell'Inter non c'entra più nulla da 2 anni. Ma chi te lo dice a te che l'UEFA una mattina non si sveglia e dice all'Inter penalizzazione? Ti faccio un esempio. Questa è una mia paura. Lo so che ci sono delle leggi che permettano di navigare in questa zozzeria, perché noi stiamo navigando in una zozzeria solo fatta esclusivamente di debiti e di perdite rinviate. Ma quello ti voglio dire io. Te lo ricordi prima della finale dell'anno scorso? Il New York Times cosa scrisse? Scrisse come fa una squadra di calcio tecnicamente fallita a partecipare alla Champions e addirittura a ritrovarsi in finale di Champions League. Questo perché te lo dico? Perché ormai questo debito, questa situazione comincia a fare rumore. Siamo sotto attacco di tutti. Ti dirò di più, per quanto possono permettere che un presidente si dichiara nullatenente possa fare presidente di un club di calcio, per quanto ancora secondo te la possano permettere questa situazione all'Inter? Ecco perché da qui viene fuori la mia paura, ecco perché lui dovrebbe andare via il prima possibile. Tanto io non lo so dove è il cinese, ma so che non è a giro cercare soldi per l'Inter, soprattutto con questo piccolo problemino che ha, perché rischia anche il carcere. Quindi di cosa state ragionando? Non lo so dov'è il cinese, ma non è a cercare soldi da nessuna parte per l'Inter, ha cose molto più importanti da fare lui. Prima di Inter Bologna, io feci un video e dissi: occhio a Zigze, non ne parlava nessuno di questo ragazzo. Ora lo vogliono tutti i top club. Ragazzi, a me fa piacere ricevere consensi, tantissime visual, tantissimi iscritti. Un canale che è tra i più seguiti all'Inter, anzi. Vi volevo ringraziare, a mezzanotte 430 persone in live. Questi sono numeri che non fanno nemmeno i canali da 50.000 iscritti. Fanno la metà di quello che facciamo noi, i canali di 50.000 iscritti. Questo è uno dei 3 canali più seguiti sull'Inter su YouTube. Numeri alla mano, numeri in live, commenti sotto i video, like. È uno dei 2 o 3 canali più seguiti sull'Inter.
E forse anche perché io non sono qui a cercare consensi. Ragazzi, a noi il Bologna ci ha rifilato un giocatore finito, che è Arnautovic, e con 8 milioni dal Bayern hanno preso Zirkzee. Te mi dirai, ma l'Inter non avrebbe avuto tutte le possibilità che ha avuto al Bologna. Sono d'accordo, ma quando uno è forte, ricordatelo, perché questo ragazzo è forte, è tanto forte Zirkzee. Quindi il Bologna con 8 milioni dal Bayern lo prende, c'è una percentuale di... sulla rivendita mi sembra un 50%, e noi paghiamo Arnautovic, un giocatore di 35 anni, lo paghiamo 10 milioni, uno degli over 30 più costosi al mondo dopo Cristiano Ronaldo, è stato il signor Arnautovic. Non ho nulla contro Marco, mi sta simpatico, me lo ricordo a San Siro, c'ero anch'io nel lontano 2010 quando aizzava tutti, ma Arnautovic non faceva gol nemmeno quando era giovane, pensa a 35 anni, penso non abbia mai fatto 15 gol Arnautovic. A noi serve gente la butta dentro. Perché ti dico questo? Perché ora il Champions, incontrando il Benfica, sarà una squadra imbottita, tra virgolette, di seconde linee. Ma purtroppo, visto il signor Arnautovic, visto Sanchez, che poi di Sanchez parliamone, per me il signor Sanchez non ha rispetto di chi lo paga. Parte per la nazionale, sta bene, torna infortunato. La stessa storia che succedeva 2 anni fa con Conte. Anche lì abbiamo dei grandissimi dirigenti, l'Inter ha una grande dirigenza, ma come viene gestita la storia di Sanchez? Purtroppo quando non hai un euro devi prendere questi giocatori qui. Quindi Arnautovic, Sanchez contro il Benfica, sei costretto a far giocare titolare uno tra Thuram e Lautaro. E siamo sempre lì. E Inzaghi fa tre competizioni con due attaccanti, perché Inzaghi ad oggi ha affrontato tre competizioni con due attaccanti. Non ci sono seghe, ragazzi. Fabian ha giocato contro il Bologna, Thiago Motta finalmente l'ha fatto giocare. Io te lo dico, quel ragazzo va riportato all'Inter, lo dico da tanto tempo e a maggior ragione lo dico dopo la prestazione che ha fatto, dopo il gol. È lui la mezzala di qualità da riportare a casa e da tenere come prima variabile. Fabian va riportato a casa perché è fortissimo. Questi sono i giocatori su cui puntare. Lo stesso Zirkzee, ora lo voglio a tutti. Il prezzo è schizzato 25-30 milioni. Quando feci i nomi di Zirkzee non lo conosceva nessuno. Perché qualche giocatore forse lo so inquadrare. Come ti avevo detto di non prendere Arnautovic, di non prendere Sanchez, di non prendere Cuadrado. A me, senti, quei 20 minuti da ballerino che ha fatto contro la Juve. È un giocatore che in 6 mesi ha giocato un'ora. Pigliali te questi giocatori. A me, io non me ne fotti nulla di questi giocatori qui. Purtroppo non ci sono soldi. Non esiste nessuna super rosa contro il Benfica quest'anno è una squadra in confusione totale, quindi ci potrebbe andare bene anche un pareggio, perché poi ragazzi si decide tutto in Spagna contro la Real Sociedad, è lì che si decide il primo posto, e per me prendere il primo posto quest'anno è fondamentale, non sottovalutatela questa cosa ragazzi, prendere il primo posto quest'anno è fondamentale. Io penso che, concludo il video, l'Inter a livello di immagine con questa specie di presidente ci stia rimettendo tanto. Continuano a nascondere sui giornali italiani e sui vari portali web la reale situazione. Le cose che ho detto ora non le hanno dette. Hanno scritto solo Zanga rinviato al 25. No, devi dire anche quello che ha detto il giudice, devi dire c'è stata una sentenza, devi dire che hanno già dato ragione a China Construction Bank, devi dire tutte le cose, vedi perché a me mi fa schifo quello che compra gli iscritti su YouTube, quello è continuo, quello scemo che continua a comprare iscritti su YouTube, è manipolato da questa gente qua che non dice la verità, che non scrive la verità, ecco perché ce l'ho con quello io, ciao Inter.